Prove tecniche di udito. Maiko, dal 1937, la soluzione giusta per tornare a sentire. Ti aspettiamo nei nostri centri in Abruzzo. Chiama lo 085 422 4030 per prenotare un controllo gratuito dell'udito. Parliamone, abbracciamoci con Fernando Enrico. Dai, ciao Fernando, ciao Fernando, ciao, che bello rivederti. Come stai? Sto bene, sono abbastanza... È un po' una settimana, ma beh, guarda, prima abbiamo parlato nella puntata scorsa di golf e adesso invece parliamone di atletica, anzi di podismo, perché siamo qui pronti a raccontarvi la quarta edizione della Maratonina del Mare che si è svolta a Pescara, la Pescara Half Marathon, una mezza maratona, ma anche una gara più breve, non competitiva, che, te lo dico, qui lo dico e qui non lo nego, sta per diventare la gara di mezza maratona più importante di tutta la parte adriatica dell'Italia. Sono contento. Un'invasione. Era un'invasione. Erano tanti questi partecipanti alla maratonina che hai condotto, si può dire in questo modo? Speaker. Che hai speakerato. Sì, sì, quanti erano? 2500 mi sembra, hanno invaso Pescara. Io ero in giro, ho visto anche delle immagini bellissime della partenza, tu contro 2500 leoni, sei diventato un domatore. No, è veramente belle immagini, e anche il bel tempo che ha caratterizzato quella giornata ha reso Pescara una cartolina attorno a questa grande e bella manifestazione. È bella Pescara, eh? A me piace moltissimo e in questo periodo rende al massimo, secondo me, con l'inizio del periodo estivo, il caldo, le giornate, il cielo terso, la gente al mare e ci sono anche le maratone. Ma quanto sei romantico, lo sei stato la settimana scorsa nella puntata del golf e comincia in maniera romantica anche la puntata di maratona, di podismo. Vi devo dire una cosa però, che questa puntata di Parliamone conclude la stagione invernale, quindi dalla prossima settimana non ci fermiamo neanche un attimo, è stessa durata, tutto uguale, però ci trasferiamo, Parliamone diventa Acapulco on the beach e ce ne andiamo in spiaggia per passare finalmente in costume, cioè costume adamitico. Questa era la comunicazione di servizio. Però, come amiamo fare spesso nelle nostre puntate di Parliamone, ci vediamo la clip della Maratonina del Mare, così sappiamo tutto per bene quello che è successo, che possiamo commentare con Fernando Enrichi, giornalista sportivo e blogger di fernandoenrichi.it, e poi ci sono tante interviste. Clip. Invasione di podisti e gran caldo alla quarta edizione della Maratonina del Mare, evento organizzato dai Runners Pescara. Oltre alla gara competitiva di 21 km, anche una non competitiva di 10 km e le prove giovanili. Base di partenza e di arrivo, lo stadio adriatico Cornacchia, ma le corse in programma hanno interessato mezza città con percorso prettamente pianeggiante, ad eccezione del Ponte del Mare. Sono partiti inoltre 2500 gli atleti giunti a Pescara da tante regioni italiane, a testimoniare che questa manifestazione podistica sta diventando tra le più importanti di tutto il settore adriatico. Thank you.
Le vittorie solitarie sono andate all'esperto Alberico Di Cecco e alla italo-venezuelana Maria Grazia Bianchi. Tuttavia i primati della corsa non sono stati migliorati. La classifica uomini. Primo Alberico Di Cecco della Vini Fantini in 1 ora 11 e 25. Secondo dal Marocco Abderrafi Rokhti in 1 ora 13 e 10. Al terzo posto Massimiliano Strappato Amatori Osimo 1 13 e 27. Quarto Alessio Bisogno Passo Logico 1 ora 13 e 43. Quinto Fiorenzo Mariani dei Tocco Runner 1 14 e 07. Al sesto posto Francesco Tescione della Podistica Aprilia 1 14 e 19. Settimo Lorenzo Corvino Francavilla Jogging 1 ora 17 e 11. Ottavo Giuseppe Matarrese dei Maratoneti Andriesi 1 17 e 35. Nono Michele Servalli della Curi Pescara 1 18 e 53. Decimo Alberto Marrangoni Avis Marà 1 ora 18 e 55. Classifica donne. Prima è arrivata Maria Grazia Bianchi della Lazio Atletica 1 ora 24 e 39. Seconda Lorella Buzzelli dell'Atletica Mennea Chieti in 1 ora 28 e 45. Terza piazza a Barbara Spadaccini Runners Chieti 1 33 e 41. Quarta Mara De Iulis Filippide Montesilvano 1 34 e 08. E quinta Marilena Cristina in bucatura Run for Fun la sua società 1 ora 34 e 24. Un fiume di persone, un fiume di incredibile, una bellezza unica direi, o comunque davvero tra le gare più belle che io abbia mai visto, anche se è evidente quando poi ci sono tante persone, c'è tanto movimento, qualche scontento c'è sempre, magari ci potrebbe essere qualcuno che non ha potuto parcheggiare la macchina nella solita zona dove parcheggia, beh lo sai che è così. Sì. Anch'io, no, ma anch'io. Aspetta, anch'io sono stato uno di quelli che ha dovuto parcheggiare in un posto diverso. Non mi sono assolutamente lamentato. Anche perché Pescara è dotata, soprattutto nel periodo del fine settimana, la domenica in questo caso, di un bacino enorme che è quello dell'area di risulta. E io che dovevo andare in centro, lì proprio dove passava la maratonina. Non ho avuto alcuna difficoltà, ma basta saperlo. Io non sono andato a parcheggiare in un altro posto, ho parcheggiato in 30 secondi lì dove tra l'altro non si pagava, quindi non ho avuto nessuna difficoltà. Certo, mettere d'accordo tutti quanti è difficile, se non impossibile. Io credo che però queste manifestazioni portino portino Pescara sempre più in alto nella considerazione soprattutto di chi viene a partecipare a questi eventi, e ci vengono da tutta Italia. Assolutamente sì, una macchina organizzativa imponente. I Runners Pescara hanno organizzato questo evento, macchina organizzativa incredibile. Poi i numeri ce li dirà adesso, no? Il presidente Domenico D'Onofrio, 100 volontari, 100 della società Runners Pescara, cioè 200 persone, ma forse di più, oltre, non so, a vigili, protezione civile, ambulanze varie, chi più ne ha più ne metta, per gestire una cosa che sta diventando grandissima. Domenico D'Onofrio. Presidente Runners Pescara Domenico D'Onofrio, give me five. Grande, ma è stata una cosa bellissima. È stata una cosa bellissima. Beh, ma bellissima sul serio. La più bella di tutta la Riviera Adriatica. Si dice? Sicuramente. Come percorso, secondo me, è la più bella in assoluto, perché poi le altre, quella più grande di noi è Barletta, ma il percorso di Barletta non è questo qua. Non è Pescara, non perché Barletta sia brutta, perché loro attraversano molto la città, la parte vecchia, la parte popolare, quindi. Noi invece con il lungomare siamo fortunati, abbiamo un percorso spettacolare. Ci ricordi i numeri della tua grande organizzazione, della vostra? Perché alle spalle, dietro le quinte, c'è tanta roba. Certo, non ancora lavora, poveretti. Andremo via alle 3 oggi per smontare lo stadio. Io ho contato su un centinaio dei nostri e su un centinaio di volontari presi da alcune associazioni sociali.
Quindi un paio di 200 persone hanno lavorato sul percorso, sullo stadio, su tutto, sulle borse, sui premi, su tutto. Tanto sport, però voi non avete dimenticato la solidarietà. Assolutamente. Parte dell'incasso sarà devoluta all'AGBE, all'AIL, all'associazione Liberamente, e a cui ringraziamo per averci aiutato a questa iniziativa, all'associazione Kaleidos, che è un altro gruppo che ci ha dato una mano. Non voglio dimenticare nessuno, ma ho la testa agli scout, a Gesci 8, che ci ha dato pure una mano al ristoro di Nostra Signora, che è un altro ristoro che hanno fatto qua al Ponte del Mare. Una chicca, vuoi sapere? È finita l'acqua a un ristoro, l'abbiamo recuperata a volo dall'altro ristoro. 150 cartoni di acqua, 1100 litri d'acqua. È un ristoro, è andato via. State entrando nel cuore dei pescaresi. Non è stato facile, perché comunque qui significa bloccare mezza città, ma state entrando nel cuore. Come avete fatto? Il lavoro premia, secondo me premia sempre. La serietà di quello che promettiamo è il meno fastidio possibile per i cittadini. Secondo me, se si lavora in questa maniera, si può fare tanto pescare. Si va avanti ancora, no? Con entusiasmo. Sì, sì. Io dico sempre è l'ultima, però poi rivediamo i numeri, ci rifacciamo forte e ricominciamo a lavorarci. Adesso mi sembra che anche la città di Pescara, questa è la quarta edizione, ma anche i politici, anche l'amministrazione, noi in genere non parliamo di politica e preferiamo non parlare di politica proprio perché è un argomento così delicato, così scottante, così lontano da quello che noi pensiamo come giornalismo. Però anche i politici hanno cominciato a capire che la promozione del territorio si fa anche attraverso le manifestazioni sportive. Beh, certo, è un veicolo importantissimo, lo vediamo continuamente. Anche ricordo il passaggio qualche settimana fa del Giro d'Italia in Abruzzo. Io che ho dichiarato più volte di non essere un grande appassionato di biciclette, sono rimasto incollato nel vedere tutti i bellissimi luoghi che conosco, ma vedendoli, tra l'altro anche in quell'occasione fu una giornata splendida. Quindi come me anche in tantissimi avranno rivolto il proprio sguardo all'Abruzzo, avranno visto la costa dei Trabocchi, risalire verso la Maiella, è stato veramente splendido. Così come in quell'occasione anche la maratonina sicuramente porta l'acqua al mulino del... Ma insomma, in questi giorni ci sarà anche Ironman, Ironman 18 giugno con il prologo 17 e anche il 16, bellissimo. Però il 18 è il clou. Sì, sì, bellissimo, anche quelli sono quattro giorni splendidi, sono quattro giorni? Un lungo weekend che faranno da spot a Pescara e all'Abruzzo in generale, che ha tanto bisogno da diversi anni di una promozione seria come questa. Era presente alla maratonina del mare di Pescara l'assessore allo sport del comune di Pescara, Giuliano Diodati, lo abbiamo intercettato. L'assessore allo sport del comune di Pescara, Giuliano Diodati, beh, ormai questa manifestazione è entrata nel cuore dei pescaresi, possiamo dire. Beh, sicuramente è entrata nel cuore dei pescaresi e non solo, perché visto questa grande partecipazione, io credo che insomma, io ho iniziato a seguire questa manifestazione da 3 anni, c'è stata una crescita esponenziale, gli organizzatori mi dicevano che volevano fare in modo che questa diventasse una manifestazione importante non solamente in Abruzzo. Io credo che il risultato sia stato raggiunto anche con tanto anticipo rispetto alle loro previsioni, perché è una manifestazione che oramai è diventata un evento importante in tutto il Medio Adriatico. Cosa bella, poi oggi è una giornata bellissima, il percorso di questa half marathon è un percorso che io credo che sia veramente invidiabile, perché insomma, è un percorso di grande livello, di grande qualità, l'organizzazione è stata perfetta, mi risulta che non ci siano stati neanche grandi problemi dal punto di vista
insomma, logistico legato al fatto che qualche strada purtroppo è stata chiusa in questa mattinata. Bellissima cosa, insomma, siamo molto contenti noi come amministrazione, perché crediamo nello sport non solo come veicolo per la salute, ma lo creiamo anche come veicolo importante dal punto di vista pubblicitario e quindi turistico per la nostra città. La conferma è che adesso anche nel mese di giugno, ma anche in tutta l'estate, no, non mancheranno gli altri eventi. Io mi riferivo a giugno per parlare di Ironman, ma in realtà è una città votata allo sport, proprio logisticamente. Sì, assolutamente, una città votata alla salute, al benessere e allo sport. Abbiamo un'estate ricca di eventi. Diciamo che Half Marathon, che era partita negli anni scorsi un pochino più in sordina, oramai è diventato uno degli eventi importanti della nostra città. Abbiamo Ironman, avremo la Coppa Cerbo, avremo il trofeo Matteotti, insomma avremo tanti eventi da ora fino al mese di settembre che ci porranno al centro dell'attenzione non solamente locale e regionale, ma io penso anche a livello nazionale. L'ultimissima, ma a Diodati non viene voglia poi di correre anche ogni tanto? Per... Sì, sì, ma io adesso ho visto dal raduno dei bersaglieri che il sindaco e il vice sindaco hanno corso con i bersaglieri, mi farò una corsetta adesso alla fine, con gli ultimi arrivati arriverò insieme a loro. E adesso la parte sportiva, caro Fernando Enrichi, abbiamo visto all'inizio della puntata la clip, i vincitori. C'è stata la mezza maratona competitiva di 21 km e 97 metri come da regolamento. Poi c'è stata anche la prova non competitiva. Non competitiva quindi vuol dire che non c'era una classifica vera e propria, ma ve lo dico insomma anche perché parliamo di atleti importanti che vi hanno partecipato. Ha vinto, per la cronaca così, Tommaso Giovannangelo tra gli uomini e Zoe Pretara, che è una ragazza molto promettente tra le donne. Ma la gara vera, la gara competitiva, quella di mezza maratona, è stata vinta da Alberico Di Cecco tra gli uomini e da una ragazza romana di origini abruzzesi di Carsoli, ma nata in Venezuela. Partiamo da lei. Ti intriga questa cosa? Cosa? Questo mix di... Sì, io amo i mix. Amo i mix che devo dire. No, mi hai preso in... No, perché Italo-Venezuela, magari Italo-Venezuela, però con i parenti di Carsoli, quindi abruzzese, però romana. No, guarda, sai cos'è? Sempre più sento nel mondo rivendicare origini abruzzesi. Non so se è successo anche a te. Tutto... cioè io parto per esempio da Madonna, no? Madonna che una volta, quando non era nessuno, diceva: ah, sai, sono originario di Pacentro in Abruzzo. Ok, adesso sembra che non ne voglia neanche più sentire parlare. Qualche settimana fa c'è stato l'attentato purtroppo a Manchester durante il concerto di Ariana Grande, che ha dichiarato di avere parentele abruzzesi, anche tutti abruzzesi. Adesso questa atleta ha origini abruzzesi, tutti si vantano, tutti quelli che stanno al di fuori dell'Abruzzo si vantano di essere abruzzesi, dovremmo un attimo vantarci un po' più noi che siamo all'interno del nostro Abruzzo di esserlo. Comunque complimenti glieli facciamo a Maria Grazia Bianchi, sì. Complimenti, complimenti. Maria Grazia, è tutto tuo adesso questo spazio. Maria Grazia Bianchi viene dal Lazio, ma in realtà viene dal Venezuela. Tu sei italo-venezuelana, raccontaci un po' la tua storia atletica. Sì, vengo dal Venezuela, in realtà sono nata in Venezuela, ma sono italo-venezuelana. Ho mia origine abruzzese, no? Già che mio nonno, mia famiglia è qua dell'Abruzzo, da Cassoli. Allora, sempre che vengo a fare gareggiare qua, sono molto, molto, molto contenta. Quindi non è un caso che tu sei venuta qui anche in una passata edizione. La scorsa sei arrivata al secondo posto, adesso la vittoria. Sì, sì, l'anno scorso è stato bene, però sì, sono tornata quest'anno perché è una bella gara. Vengo da Roma perché sto lì, però sempre... mia origine è abruzzese.
differenze climatiche con l'anno scorso? Quest'anno faceva molto più caldo. Sì, sì, a differenza dell'anno scorso veramente è stato molto molto dura. Il clima è stato veramente caldo, e molto vento in contra, però è andato bene. La tua avversaria più diretta era Lorella Buzzelli, che poi è arrivata seconda, ma in realtà hai fatto gara da sola, solitaria, con tanti amici uomini che ti hanno un po' accompagnato. Sì, sempre andato in mezzo alle uomini, però stanno molto forte e mi hanno veramente aiutato bene andare in mezzo a loro. La salitella del Ponte del Mare ti ha messo in difficoltà oppure no? No, mi piace, veramente è un bellissimo ponte che quando passi ti dà come sì, un'emozione, perché è il passi, un bel ponte. Comunque complimenti glieli facciamo a Maria Grazia Bianchi, sì. Complimenti. Complimenti, Maria Grazia, è tutto tuo adesso questo spazio. Come? Grazie. Bianchi, vincitrice donne, senza record, non c'è stato il record, faceva molto caldo alla maratonina. Tu eri al mare, mi dicono, mentre la maratonina passava davanti al tuo stabilimento, tuo, non di tua proprietà, ma perché ti trovavi lì. Sì, e avevo difficoltà ad andare camminando tra la palma, diciamo, e lo stabilimento, quindi immagino la difficoltà che gli atleti hanno incontrato nel gareggiare. Senti, no, però siccome questa è la trasmissione più che turistica sicuramente per la promozione del territorio, ma è anche sportiva, tecnica, podistica, tu ogni tanto sei stato avvistato in zona pescarese ad allenarti, perché poi tu partecipi a tornei spesso di calcio e ogni tanto la tua corsettina allenante te la vai a fare. Sì, ma l'abbiamo fatta anche insieme la corsettina in certi casi. Io solitamente faccio il percorso della riviera, diciamo quello che normalmente sono i podisti, però non disdegno anche i saliscendi. Sì, perché penso che mi tonifichino molto di più. Sì, poi durante le partite di calcio mi sento più scattante. Questo è un messaggio che noi lanciamo al presidente dei Runners Pescara, Domenico D'Onofrio. Domenico, c'è un potenziale nuovo tesserato qui, Fernando Enrichi è bravo, non è male, però andiamo adesso ad ascoltare il vincitore degli uomini, Alberico Di Cecco. Beh, che significato ha questa vittoria per Alberico Di Cecco, tu che ne hai vinte tante di gare? Ma è una vittoria che arriva a 43 anni nella città dove praticamente è stata la mia palestra, perché io sono nato e cresciuto qui a Pescara, soprattutto atleticamente, con Renato Damario all'inizio, poi mi sono arruolato nel gruppo sportivo Carabinieri, ma ho avuto la possibilità di allenarmi qui. Per cui correre nelle strade dove sono cresciuto a fine carriera, perché poi fondamentalmente adesso corro come corrono tutti per divertirsi, anche se l'agonismo è una parte importante, è un po' il sale ancora della mia attività, ha un gran bel significato, perché mi fa soprattutto rendere conto quanto mi siano vicini i podisti, l'ambiente Pescara. Riscontrarlo lungo le strade, durante lo sforzo, durante la gara è bello. Ti aspettavi di vincere? Perché l'anno scorso ad esempio si è imposto Yassin Kabouri con un tempo nettamente inferiore, oggi anche il caldo ha condizionato le prestazioni. Non mi aspettavo di vincere, perché il parterre anche quest'anno era molto importante, sia per quanto riguarda gli stranieri ma anche gli italiani. C'era Strappato, che aveva vinto la Dannunziana sulla mezza maratona con accrediti importanti. Come hai detto tu, forse il caldo ha fatto un po' la differenza, perché io sono un atleta che si è sempre adattato alle temperature calde, per cui alla fine sono riuscito a tirare fuori una progressione molto importante nel momento in cui invece gli avversari soffrivano. Forse soffrivano anche per il fatto che sono partiti con un ritmo un po' troppo ambizioso. Vincere in una gara di 2500 partecipanti, una mezza maratona che si appresta a diventare la più grande dell'Adriatico, beh, anche se hai 43 anni fa curriculum anche questo, e che curriculum? Devo dire di sì, è una grande soddisfazione, e oggi non ci credevo nemmeno mentre stavo arrivando, perché è veramente una grande manifestazione, l'ho vissuta lungo le strade. Faccio i complimenti ai Runners Pescara, fa curriculum e fa soprattutto piacere.
Devo dire che è stata una maratonina bellissima. Per chi ha dovuto speakerare, cioè me, tostissima, sono arrivato alla fine distrutto. E, anche durante le premiazioni forse ci sono anche le immagini da qualche parte. Spero che, insomma, non vengano mandate in onda. Ancora ti riprendi? No, ancora mi riprendo, ma in realtà c'erano queste ragazze straordinarie al mio fianco, tra cui Teresa, sì, ma poi anche Manuela dell'organizzazione di Runners Pescara, che erano proprio al mio fianco e mi hanno supportato nelle premiazioni, che sono la parte più difficile della gara perché siamo tutti quanti stanchi, e devo dire che le ho anche un po' maltrattate perché ero nervoso, quindi mi scuso con voi ragazze perché sono stato poco carino, però volevo che tutto andasse bene, quindi magari sono stato un po' puntiglioso. Ma tu sai che sono un po' puntiglioso. Sì, ma vorrei far notare più che altro che Paolo si fa aiutare sempre da soggetti femminili, non c'è mai un Mario, un Antonio, un Ruggero, capito? Ruggero che ruggisce. Si trova sempre l'aiuto femminile. Beh, è una cosa giusta perché aiuta. Perché aiuta mentalmente. Siamo in conclusione di questo ciclo, di parliamone. Poi dalla settimana prossima parliamone, si sposta in spiaggia, diventa Acapulco on the Beach. Ti chiedo sempre, per chiudere con questa premessa, la pillola di saggezza di Fernando Enrichi, che di fatto chiude la stagione. Non vedo l'ora che inizi questo periodo estivo ad Acapulco on the Beach, perché le pizzette di Dario sono imbattibili. È vero, eh. E seguite anche il blog di Fernando Enrichi, fernandoenrichi.it, grazie come sempre della tua cortesia, partecipazione e anche competenza, perché lui si informa prima di venire qui a parlare di podismo, in altre puntate anche di golf, che non sono i suoi sport di riferimento, però il giornalista informato fa la differenza. Grazie a tutti voi. Ciao. Presso lo showroom Auto Epi in via Tiburtina 326 potete ammirare l'Ape Calessino, raffinatissimo veicolo commerciale della Piaggio, ideale per offrire ai propri clienti un trasporto comodo e glamour. Motore 4 tempi, cilindrata 200, il Calessino è disponibile a soli 6.800 euro compresi di IVA e messa su strada, possibilità di finanziamento a tasso zero, una occasione da non perdere. Prove tecniche di udito. Maico, dal 1937, la soluzione giusta per tornare a sentire. Ti aspettiamo nei nostri centri in Abruzzo. Chiama lo 085 422 4030 per prenotare un controllo gratuito dell'udito.